stiamo comunque dicendo che la sua volontà, cioè, la sua volontà, ma non che pure deve venire in mente della sua volontà e colocarsi. Doveva durare ore se non due giorni e invece l'assise incentrata sull'approvazione della previsione di bilancio 2017 è finita molto prima. Alle 13.30 il Consiglio Comunale di Castellammare ha dato il via libera a tutti gli ordini del giorno. Il dibattito fra maggioranza e opposizione si è concluso subito, quando è stata bocciata con 16 voti contrari e 9 favorevoli la questione pregiudiziale letta da Vincenzo Ungaro, capogruppo di Prima Stabia, ed appoggiata dagli altri esponenti della minoranza. Una bocciatura che ha determinato l'uscita di scena dei consiglieri di opposizione dall'aula ed ha aperto un'autentica autostrada all'amministrazione Pannullo, la prima, dopo molti anni, ad approvare già a dicembre un bilancio di previsione. Ungaro spiega i dubbi contenuti nella pregiudiziale, dubbi che fanno ritenere il documento elaborato dalla maggioranza ai limiti della legittimità. L'iniziale verteva sostanzialmente su due aspetti fondamentali. Uno era il fondo vincolato pluriennale, il quale va appostato in bilancio sugli enti locali, nel quale quando si prevedono delle opere pubbliche bisogna, se non vengono realizzate entro l'anno di riferimento del bilancio di previsione, avere come contraltare l'appostamento delle spese non sostenute in questo fondo pluriennale. Inoltre c'è questa nota integrativa che era molto carente, sostanzialmente era soltanto riportare quello che è l'articolo di legge senza poi entrare nello specifico e nel merito. Emotiva così il gesto condiviso dall'opposizione. Il segnale è chiaro, il segnale che noi ci leggiamo le carte, siamo attenti alle cose e quindi non ci vogliamo rendere partecipi e complici di errori in atti amministrativi.